Un saluto agli amici di Velobike, nuovo appuntamento con Focus, consueto appuntamento di approfondimento. Bene, questa sera ai nostri microfoni abbiamo Luca Scinto. Tremiamo dalla curiosità di sapere quanta è la soddisfazione oppure il pizzico di delusione per questo secondo posto di un interessantissimo Andrea Fedi, che ha conseguito questo pomeriggio al Gran Premio di Plouay dietro a un grande Sylvain Chamanel. Prego, buonasera Luca. Buonasera, buonasera a tutti. Niente, no, pizzico di amarezza c'è sempre perché arrivare secondo dico sempre che è il primo dei battuti, anche se Chamanel credo che era quasi imbattibile. Una corsa come Plouay, un ragazzo come Andrea Fedi, diciamo, io lo considero un corridore che sia il primo anno perché prima, dopo c'è un ragionamento un po' banale, un po' strano, però le squadre Continental non fanno un'attività vera e propria correndo spesso e lui si è trovato proprio a non esprimersi al meglio lo scorso anno e quest'anno con noi abbiamo fatto un calendario giusto e con il Giro d'Italia si è espresso ed è migliorato molto dopo il giro e diciamo che dopo 230 km fare rientrare in quel gruppettino, che è stato l'ultimo a agganciarsi in quel gruppettino lì, forse si era partito con Chamanel e non aveva speso dal chilometro 6 agli 800 metri per accodarsi ai primi, forse poteva, perché anche veloce, poteva fare meglio, però secondo posto Chamanel ha vinto proprio con disinvoltura. Il CE rimane, il ciclismo non esistono. Un ottimo risultato che mi fa ben sperare per le corse in Italia a settembre, perché un Fedi che veramente noi ci si credeva da tempo, l'abbiamo preso, abbiamo fatto il primo biennale. Spiegaci come è nato questo interessamento per Andrea, che credo nelle attività minori e non è mai stato uno che ha corso in orbita Shinto, Shitrack, o sbaglio? No, non ha mai corso, però io lo seguivo suo fratello già a livelli quando era dilettante, che mi sarebbe piaciuto prenderlo. Il fratello, poi Matteo. dopo il Matteo, poi il piccolo mi sembrava, non dico più forte perché anche Matteo era forte, l'ho visto fare due o tre numeri da dilettante, mi sono informato, mi hanno dato sicurezza sull'atleta e poi dopo da professionista l'ho visto due o tre volte correre con disinvoltura, Gran Premio di Larciano, altre corse e poi anche al mondiale che ha fatto con i dilettanti, a parte non mi ricordo. A qualche giorno dell'arrivo era in faccia e delle qualità il ragazzo ce l'ha e ce l'aveva e è un ragazzo serio che non lascia niente al caso e questo mi fa assolutamente piacere quando si vede un corridore puntiglioso, forse a volte anche troppo maniacale. Come voglio precisare, sì, un ottimo Giro d'Italia, oggi seconda su e però siamo coperti per terra perché ancora il ragazzo ha bisogno di crescere, mi fa piacere che sia la seconda Plouay, però sai, deve stare con i piedi per terra e ricostruire e lavorare con impegno e serietà. Io sono convinto, come vi ho detto, dopo il Giro d'Italia, anzi prima del Giro, ho detto, che hai corso poco, ti porta al Giro, ti accorgerai che dopo il Giro cambierai il tuo fisico, migliorerai senz'altro, perché quello che ti dà un Giro d'Italia quando non hai mai corso, ti dà un avanzamento alla fatica, che altri giri non te lo danno, piccoli giri, capito? Perfetto, Luca, una domanda. Te ci hai anticipato che è un corridore dotato di spunto veloce. Ecco, vorrei che magari approfondissi anche quali sono le sue altre caratteristiche. Si la cava molto bene in salita, non è uno scalatore, però quando è magro e in condizione si difende molto bene in salita. È un corridore che mi piace andare bene in Belgio. Mi piace il Belgio, sul freddo, 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 no, non è però è uno che, il bello suo che è molto disponibile anche per la squadra, molto, si dà molto, quei corridori con la mentalità giusta per fare il professionista. Secondo te, Luca, con un buon settembre, da qui al 15 settembre, potrebbe ritagliarsi un ruolo, magari anche come premio, anche solo riserva per la nazionale di Ponferrada? Quello sai, quello sta a Cassani. Io, come gli ho detto a Davide poco tempo fa,
io porterei tutti i corridori miei, perché sono campanilista, e scherzando e ridendo gli ho detto così, ogni direttore sportivo di qualsiasi squadra ci avrebbe cominciato a criticare ogni scelta che farà il CT, questo è logico, perché se gli porti tu i corridori non ti criticano, se non glieli porti verrai criticato. Io dico sempre che fare il ruolo del direttore sportivo, del tecnico, vedo io quando devo scegliere i corridori per il Giro d'Italia, o devo fare delle rinunce per costruire una squadra, devo rinunciare a qualche corridore e preferire altri, non è sempre che ci indoviniamo, cioè, o a volte siamo convinti di far bene, però a volte facciamo una squadra, il Giro d'Italia sono 9 corridori e io devo scegliere 9 corridori, non è facile sempre indovinare o a cercare i corridori giusti. Devo dire che Cassani avrà già le sue idee, sicuramente avrà le sue idee. Chiaramente io ho detto che i miei corridori cercheranno di confondere le idee. Purtroppo è un calendario un po' ambiguo quest'anno, perché ho voluto che mi sia la spiegazione, poi dava i 16 nomi e poi 11 nomi, mi convedeva dare i 11 nomi solamente dopo il trittico, senza dare 16 nomi. Lui mi ha spiegato che deve dare verso il 13 settembre 14 nomi all'UCI, o 15, non so io, fino all'UCI per regolamento della finale dell'UCI, e ha dovuto fare questa scelta qua. Spero che in quei 16 corridori faccia parte qualche mio corridore, sicuramente me lo auguro, perché al trittico sono convinto che i miei si faranno valere. Me lo auguro perché sono convinto che sia Rabottini, Finetto potranno di qui a Lombardia, se vedi. Bisogna vedere Davide che idea ha, se ha già la sua idea di squadra e non ha fatto caso nei corridori. Pazienza, sarà per il prossimo anno ancora. Quello, ognuno ha le sue idee e bisogna rispettarle. Non condividerle, però rispettarle, perché CT è lui e sicuramente farà meglio che può per portare i corridori i più forti al mondiale. Ognuno ha le sue idee, lui avrà già la sua idea di corsa e di impronta e avrà già le sue scelte. Credo che posti ce ne rimanga molti pochi per il mondiale liberi. Io credo, da quanto nella mia testa, credo che solo 3 posti potrebbero giocarsi parecchi corridori, ma credo che in massima la squadra, leggendo la gazzetta, è già stata fatta. Poi si può criticare tante cose, però le critiche, quando se porti qualsiasi forte o non forte, puoi contare il risultato al mondiale, e credo che Davide sappia fare il meglio di sé e scegliere i corridori. Chiaramente mi piacerebbe che un mio corridore facesse parte della compagine Azzurra. Luca, due battute sintetiche. La prima riguarda il tuo team per il prossimo anno. C'è qualcosa che puoi svelarci o tutto top secret? La seconda cosa che hai detto, per ora tutto top secret, stiamo lavorando e fra poco tempo spero di dare delle notizie positive, e le darà il mio team manager, perché ognuno deve avere il suo lavoro, il suo ruolo, però per ora non voglio sbilanciarmi in niente. Assolutamente, invece credo che sia doveroso, velocemente, a pochi giorni di distanza dall'ultimo saluto ad Alfredo Martini, un tuo personale ricordo, una tua personale riflessione. Ma sai, Alfredo quando siamo stati al funerale, hanno fatto sia Davide Cassani, che mi ha colpito, mi ha emozionato il suo racconto, come Gianni Mura, e quando parlano questi personaggi qui del ciclismo c'è poco da dire. Personalmente io di Alfredo, essendo qua vicino, ogni tanto cominciai a frequentarlo spesso quando Franco era ancora vivo, e Franco ogni tanto mi diceva: andiamo, se va a prendere un caffè da Alfredino. Quando uscivo fuori di lì guardavo Franco e dicevo: hai ragione te, Franco, perché ogni volta che sono fuori da Alfredo abbiamo una cultura del ciclismo ancora migliorata. Tante idee, tanti dubbi che io ogni tanto avevo, qualche dubbio e qualche idea, qualche dubbio, e quando andavo da lui io gli davo un colpo di telefono, lui mi spiegava, il dubbio mi spariva subito immediatamente. Devo dire che mi è stato molto vicino Alfredo nel momento l'anno scorso, quando è successo
la confusione dei due casi doping. Devo dire che Alfredo Martini mi ha chiamato, è stato uno dei primi, poi sono andato a casa sua e mi ha confortato come fossi suo figlio, e ha avuto sempre una grande fiducia in me, mi ammirava, mi ha fatto tanti elogi, questo mi ha fatto piacere, ho anche testimoni, mi ha elogiato molto nel mio lavoro, e se non ho abbandonato il ciclismo devo dire che Alfredo è stato partecipe per darmi la spinta per continuare, perché mi ha sollevato veramente dal periodo nero che stavo passando anche sul lato emotivo. Alfredo era stupendo, Alfredo riusciva a aiutare tutti, era anziano però aveva una testa ancora da un ragazzo di 20 anni, veramente, se non dico ragazzi 20 anni non ce l'hanno la testa, ce l'hanno pochi la testa, però era una persona eccezionale, perché a volte a 90 anni sentire parlare una persona così e ricordarsi di tutte le cose era impressionante. A volte ti dici, ma come fa a ricordarsi di una cosa detta a me 2 anni fa? Si ricordava tutto, era impressionante come persona, come uomo, e devo dire che ha una famiglia stupenda, i nipoti, sono amico del suo nipote Matteo più che altro, e sono persone, la famiglia di Martini, persone veramente stupende, che Alfredo è morto, però credo che nel cuore delle persone è morta una storia del ciclismo, questo sì, è finita una storia del ciclismo con Alfredo Martini, perché Alfredo era la storia del ciclismo ed era una persona che era conosciuta in tutto lo sport e in tutto il mondo. Ti ringraziamo anche per questo accurato ricordo di Alfredo. Grazie Luca e buon lavoro. Grazie, attentato, e saluto a tutti gli sportivi.